Buonasera a tutti quanti voi, grazie per questa bella partecipazione, per questa straordinaria presenza. Oggi il sindacato confederale CGIL CISL UIL ha voluto dare un segnale, penso, importante a questa cittadina, alla provincia di Vibo Valentia, una delle province forse più povere d'Italia, dove c'è un esodo giovanile che fa spavento. Quindi oggi il sindacato, insieme alle istituzioni, insieme al sindaco, che ringraziamo per la sua presenza e per la sua partecipazione, farà alcune proposte per capire come, quali sono gli strumenti per creare sviluppo in un territorio come quello di Vibo Valentia. Le potenzialità ci sono e il sindacato è a servizio delle istituzioni, quindi si fa portavoce delle istanze e dei bisogni di tanti tantissimi lavoratori, delle famiglie, dei disoccupati che quotidianamente si interfacciano con noi, quindi diventiamo come il comune un ente e un'istituzione di sussidiarietà, quindi vicino ai bisogni delle persone. Io, guardate, chiedo scusa, non mi voglio dilungare troppo perché abbiamo anche esigenze di lasciare poi intorno alle 20:30 questo posto per dare spazio ad altre attività. Quindi do la parola subito a Raffaele Mammoliti, segretario generale della CGIL Area Vasta, quindi Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Poi seguirà il saluto istituzionale del sindaco, l'avvocato Maria Limardo, e poi subito dopo la parola al segretario regionale della UIL Santo Biondo per la sua relazione, e poi concluderà i lavori il segretario generale aggiunto della CISL, Luigi Sbarra. Ringrazio ovviamente tutti i presenti, ringrazio anche il segretario generale della CISL Calabria, Angelo Sposato, e il segretario generale della CGL, il segretario generale della CISL Calabria, Tonino Russo. Grazie e buon lavoro. Intanto buonasera a tutti, grazie per questa presenza così numerosa, per questa partecipazione, perché evidentemente le iniziative che promuoviamo insieme, CGIL e CISL UIL, negli ultimi tempi stanno suscitando un interesse, stanno interpretando un'inquietudine, un disagio profondo che esiste nel nostro paese, nella nostra regione ed anche in questo territorio. Naturalmente ringrazio le delegate e i delegati, i compagni, i dirigenti, ringrazio i segretari generali di CGIL e CISL UIL regionale e ringrazio anche Gigi, un uomo, un amico, un compagno del Meridione di cui essere fieri, segretario aggiunto della CISL nazionale, che fa tante battaglie per risollevare le sorti di questo mezzogiorno, di questo meridione, di questa Calabria. Ed infine, non perché per ultimo, ma per ringraziarla per la sua presenza, perché avevamo già detto, naturalmente non gli daremo il tempo necessario, in campagna elettorale, quando ci siamo incontrati, che comunque un confronto con le forze sociali, il sindaco della città l'avrebbe avviato, quindi ringraziamo la dottoressa Maria Limardo, il sindaco del comune di Vibo Valentia, con cui naturalmente auspichiamo un proficuo confronto e una collaborazione positiva per i tanti temi che ci sono. Ora noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa all'aperto perché pensiamo che sia giusto cominciare a rendere un po' tutti quanti consapevoli della situazione, della fase, delle criticità, delle problematicità che ci sono, in generale nel Mezzogiorno, in generale nella nostra regione, ma in modo particolare in questo territorio, che come diceva bene Francesco, io penso e credo che sia il territorio più negletto della nostra regione. Tutti gli indicatori economici, sociali, produttivi, ma anche gli indici di vivibilità sono degli indicatori purtroppo negativi. In questo territorio, per una serie di valutazioni, di ragioni che non sto qui a riprendere, probabilmente anche l'idea stessa di superamento della istituzione provincia ha determinato questo
questo scoraggiamento, questo decadimento che si è realizzato, che si è determinato, che esiste nel territorio e che interessa tutti i soggetti della vita democratica, i partiti, le associazioni, le forze sociali. Allora noi per questa ragione abbiamo inteso promuovere questo momento di confronto pubblico all'aperto, per riportare i temi e i problemi in una discussione collettiva pubblica, perché di fronte a questa situazione le strade possibili sono due: o assistere in maniera acritica al declino inesorabile che ci porta dritti verso una preoccupante crisi di sistema, o altrimenti le forze democratiche, le forze politiche, le forze istituzionali debbono mettersi insieme ed agire e compiere quel tentativo necessario per vedere come fermare questo declino, questa situazione drammatica, questa situazione che ci fa avere una demografia piatta, che ci porta i nostri giovani, le energie migliori, diplomati e laureati, ad andare via dal nostro territorio e della nostra regione. Se vediamo, alcuni dati sono allarmanti, ci dicono che in Calabria nel 2050 saremo, dagli attuali 2 milioni di abitanti, 1 milione e 100.000 abitanti, con una stragrande maggioranza degli over 65. Quindi capite bene, comprendiamo bene quali sono le prospettive, diciamo, che ci attendono. Allora, siccome queste dinamiche sono delle dinamiche che riguardano le scelte di politica economica, sociale, industriale che i governi ai diversi livelli mettono in campo, ecco, noi pensiamo e riteniamo che sia giusto animare un confronto, una discussione, per decidere il da farsi. Noi CGL, CISL e UIL, in questo territorio, ma devo dire positivamente nel paese, dalla grande manifestazione di Roma del 9 di febbraio a tutte le altre manifestazioni e iniziative che ci sono state con i pensionati, la pubblica amministrazione, la sanità, lo sciopero degli edili, una serie di categorie, lo sciopero dei trasporti, la grande manifestazione di Reggio Calabria, il sindacato pensa e ritiene che questa situazione di declino non possa, come dire, vedere le più grandi forze sociali del paese, diciamo, accostarsi con un approccio acritico, senza avanzare proposte, senza decidere e valutare il da farsi, spronando naturalmente, perché è chiaro che ci sono ruoli, competenze, funzioni. Noi abbiamo il compito di denunciare, di spronare, di sollecitare, di avanzare delle proposte, ma poi sta chi ha avuto il consenso elettorale di riuscire a trasformare quei provvedimenti, quelle decisioni necessarie per invertire realmente e concretamente la situazione che c'è. Ecco, è questo il messaggio, la sfida, la valutazione, il confronto che vogliamo animare in questo territorio. E la vogliamo fare anche a partire dalle forze politiche. Io saluto stasera la presenza anche di esponenti politici, perché pensiamo e riteniamo che anche loro debbano riappropriarsi di una funzione importante, che è quella di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla vita democratica della città, del paese, di un territorio. In questa realtà, Gigi, l'abbiamo fatto già incontrando i sindaci di Nardò di Pace e Fabrizia Mongiana, di quelle zone interne, per discutere di una strategia importante che è quella delle zone interne, dell'assetto idrogeologico del territorio. L'abbiamo fatto incontrando anche i sindaci, il comitato, per dire la verità, non la conferenza dei sindaci, perché abbiamo rinunciato a chiedere più la convocazione della conferenza dei sindaci, perché evidentemente i sindaci sulla sanità hanno rinunciato a questa prerogativa. Io lo voglio dire in maniera positiva al sindaco di Vibo: lei in campagna elettorale ci ha detto che avrebbe fatto, e poi ho visto anche una presa di posizione pubblica sulla stampa sulla sanità. Noi il 2 saremo davanti alle prefetture, perché la situazione sociale, sociosanitaria in Calabria è veramente preoccupante, drammatica, ma noi in questo territorio abbiamo animato questo confronto unitario, Gigi, e lo facciamo questa sera pubblicamente. Potevamo farlo in un convegno al chiuso, in una struttura, e abbiamo deciso di farlo pubblicamente, all'aperto, per parlare, per discutere, per suscitare anche l'interesse delle persone che magari vogliono passeggiare, dice: ma c'è una bandiera di CGL, chissà che cosa hanno in mente, cosa vogliono fare, cosa stanno discutendo. Perché credo e riteniamo sia giusto
rimotivare e ricostruire un senso di partecipazione democratica per affrontare i grandi temi delle criticità che questo territorio possiede. Ecco, vedete, noi abbiamo detto che ci sono preoccupanti indicatori economici, sociali e produttivi di questo territorio. Noi non vogliamo assistere a questo declino e siamo qui per dire che ci troviamo in una realtà straordinaria, importante, nella quale due secoli fa un ministro del re di Napoli disse: è una realtà importante che va frequentata, che va vista, che va vissuta. Quindi già due secoli fa. Siamo in una realtà importante dove si sono incrociate le dinamiche dello sviluppo produttivo della Calabria. Abbiamo grandi insediamenti, ancora ci sono stati grandi insediamenti che hanno fatto la storia produttiva di questo territorio, di questa città, di questa realtà e anche della Calabria. Ecco, allora siamo qui per dire cosa vogliamo fare. Abbiamo insediamenti produttivi importanti come il Pignone, che ancora esiste, che ancora c'è, che si sta inserendo nel core business di quel grande gruppo a cui fa riferimento, che produce dei prodotti tecnologicamente avanzati di grandissima dimensione che magari il porto non riesce a contenere, e non c'è un'area per esempio di stoccaggio dove poterli assemblare. Abbiamo l'ENI, che è una realtà, diciamo, di grandissime professionalità, che produce progetti di ingegneria per quanto riguarda il gas, per quanto riguarda l'energia in Italia e all'estero. E abbiamo una serie di altre micro aziende importanti, penso all'agroindustria, all'agroalimentare. Noi abbiamo realtà di lavorazione dell'agroindustria e dell'agroalimentare che fanno export in tutto il mondo. Ecco, allora, di fronte a queste realtà, noi pensiamo che oggi ci siano degli strumenti, ci siano delle risorse disponibili che, se attivate e se utilizzate bene, possono evitare il declino inesorabile e inarrestabile di questo territorio. A partire dalla valorizzazione di questa formidabile infrastruttura strategica che è il porto. Noi abbiamo assistito sempre nel corso degli anni a questa solita discussione se il porto deve essere turistico, se il porto deve essere commerciale, se il porto deve essere diportistico e via discutendo. Ma guardate che tutte le economie del mondo non mica si reggono solo su un settore merceologico. Lo sviluppo deve essere integrato. C'è il manifatturiero, c'è l'agroindustria, l'agroalimentare, c'è il turismo. Quindi noi siamo per un'idea di sviluppo integrata che tiene insieme, e il porto per noi deve avere un carattere di polifunzionalità. Ecco perché noi chiediamo, per esempio, alla politica: che fine hanno fatto le risorse che nel patto della Calabria erano già destinate per valorizzare questa infrastruttura strategica? Che fine hanno fatto? Dove sono? Ci sono nel patto della Calabria 175 milioni di euro per i porti della Calabria. Quello di Vibo, quello di Villa San Giovanni, quello di Reggio Calabria, quello di Corigliano. Quanti sono quelle destinate per Vibo? Dove sono? Come si utilizzano? Per fare che cosa? Come arricchirla, diciamo, questa infrastruttura strategica? Perché poi, vedete, la funzionalità di un porto dipende dall'economia che c'è. Non è che il porto di per sé decide di essere turistico, commerciale, diportistico. Dipende anche dall'economia che c'è nell'entroterra, che c'è un po' più di là del porto. E allora noi pensiamo oggi che queste risorse che ci sono e che comunque sono disponibili richiedano alle forze di governo, quindi al sindaco della città, al presidente della provincia, alle forze politiche, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, al governo regionale, uno scatto di determinazione, di impegno insieme alle forze sociali, insieme alle forze economiche e produttive, per dire: questo territorio si trova in queste condizioni, ma noi abbiamo questi strumenti. C'è la ZES. Che cos'è la ZES? La ZES è tutto e nulla, cioè non è che la ZES di per sé determina insediamenti produttivi. La ZES ha dei vantaggi amministrativi, economici, fiscali, ma se c'è un imprenditore che viene a fare l'investimento, altrimenti la ZES è uno strumento come tantissimi altri strumenti. E allora la classe dirigente di questo territorio deve avere la forza, il coraggio, l'impegno, la determinazione di aprirla un'interlocuzione con le grandi aziende pubbliche nazionali, con l'ENI,
con il Pignone, con altre realtà produttive che pure insistono in questo territorio, per dire li vogliamo utilizzare questi vantaggi e questi benefici, come li possiamo utilizzare. E vogliamo quindi aprire questo confronto per dire se in Calabria, Gigi, si debbono realizzare 7 contratti di sviluppo che riguardano i diversi settori merceologici produttivi, dall'agroalimentare al manifatturiero all'energia, ma uno di questi 7 contratti di sviluppo, la classe dirigente di questo territorio, forze sociali, sindacali, sindaco, è in grado di dire alla regione che uno di questi 7 contratti deve essere realizzato in questo territorio? O pensiamo che si realizza da solo senza che nessuno lo chieda? Ecco, questo credo il confronto e il dibattito che noi vogliamo animare, sindaco, con molta responsabilità, senza, come dire, richiamare o rimpallare le responsabilità. Certo, chi governa ha sicuramente più responsabilità di noi che non governiamo, noi abbiamo il compito di sollecitare, di spronare, di indicare, di orientare, ma chi governa e assume decisioni deve coerentemente assumere i provvedimenti e gli atti amministrativi che consentono la realizzazione e la capitalizzazione di tutti questi strumenti e queste risorse che pure ci sono e oggi non vengono, a nostro avviso, sufficientemente, come dire, valorizzati. Ecco, è questo, e io chiudo per non farla lunga, come diceva Francesco, c'è un'altra manifestazione, poi dobbiamo ad una certa ora lasciare la piazza. L'iniziativa di oggi non è un ennesimo convegno. CGIL Cisdeguilli non vuole continuare a fare come pure è stato fatto e si può fare, e non è sbagliato farlo, perché anche i convegni servono ad approfondire, a riflettere, a ragionare, ma poi bisogna costruire un'azione anche coerente, successiva, creare un collegamento tra l'azione rivendicativa, la denuncia, la proposta, la mobilitazione e la capacità di costruire risultati. E i risultati si misurano sulla concretezza del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che noi rappresentiamo, noi come sindacato, il sindaco in quanto figura istituzionale, perché anche qui non è riferita a noi, ma è riferita ad una considerazione generale, sindaco. C'è una volta le istituzioni, l'autorevolezza anche di chi rappresentava le istituzioni ai vari livelli, era talmente tale che quando si andava a ricoprire quei ruoli, vedete, non si rappresentavano più solo i semplici comitati elettorali che li avevano eletti, ma si rispondeva alle istituzioni, ai cittadini di una comunità, di un territorio, di un paese, di una regione. Purtroppo nel corso degli anni c'è stato anche un decadimento della cultura istituzionale. C'è chi va lì pensa di rappresentare i 4 amici che lo hanno votato, ma è niente di più sbagliato per quanto ci riguarda. Perché chi riveste ruoli istituzionali pubblici, dai parlamentari, dal governo nazionale, regionale, territoriale e del comune, deve dare conto alla comunità. Perché le istituzioni democratiche sono patrimonio collettivo costituzionale di tutti, non solo di chi li ha votati. E quindi questo è il confronto che noi vogliamo aprire e vogliamo chiedere, quindi, siamo nelle condizioni in questo territorio, provincia, comuni, comune, governo regionale, parlamentari, forze sociali, Confindustria, le forze produttive, di aprire questo confronto e di mettere sul tavolo le criticità, le difficoltà, i problemi, ma accanto anche gli strumenti, le risorse, le possibilità per poterle affrontare, per poterle risolvere. Io credo che sia questo il compito a cui noi siamo chiamati. Quindi noi non vogliamo svolgere un ruolo di mera testimonianza per dire il sindacato ha fatto un'iniziativa pubblica, l'ha detto. No, noi chiederemo formalmente un incontro, confronto al sindaco, al presidente della provincia, ai consiglieri regionali, ai parlamentari, per chiedere che su questi aspetti si apra un confronto di merito, un confronto reale, un confronto vero, in modo che ognuno si assumi la propria responsabilità di fronte all'opinione pubblica, perché l'errore politico più grave che si sta commettendo in questo territorio, io lo dico francamente anche in Calabria, è che forse per la prima volta non siamo in presenza del fatto che non abbiamo strumenti, non abbiamo risorse, non lo dico io, lo dice lo Svimez, che è un istituto importante, prestigioso, che forse nella storia del meridionalismo non abbiamo mai avuto una batteria di strumenti e di risorse così come c'è, come esistono oggi. E allora perché non li affrontiamo? Perché non li utilizziamo? Ma noi riteniamo che il problema sia solo l'autonomia differenziata, che sicuramente accentuerà i divari, le disuguaglianze,
Ma ci vuole anche uno scatto della qualità della classe dirigente meridionale del Mezzogiorno per affrontare i nodi dello sviluppo produttivo, agganciarli, prenderli e, come dire, seguirli per poterli risolvere. Questo quindi il confronto che noi positivamente vogliamo animare. Naturalmente noi abbiamo le nostre idee, le nostre proposte, ma le confronteremo insieme a quella degli imprenditori, a Confindustria, al sindaco, al presidente della provincia, ai consiglieri regionali. Li vogliamo confrontare perché è giusto dare una speranza ai giovani e ai cittadini di questo territorio. Sono queste, diciamo, le questioni e gli obiettivi che ci hanno spinto a fare questa iniziativa così pubblica per dare continuità e coerenza alla grande mobilitazione. Come sapete, CGIL, CISL, UIL, quando poi determinano degli obiettivi che assumono, e poi non ci fermeremo fino a quando questi risultati però non ci saranno. Questo deve essere molto chiaro, quindi solleciteremo, spronneremo le forze politiche, le forze istituzionali, che ha responsabilità di governo, per dare possibilmente delle risposte compatibili, diciamo, a quello che c'è, non è che stiamo cercando i miracoli. Ecco, è questo, credo io, sindaco, lo dico e finisco, quello che dovremmo dire anche domani al Ministro del Mezzogiorno. Domani c'è un importante appuntamento, il Ministro del Mezzogiorno ha convocato le parti sociali, le istituzioni, alla prefettura di Catanzaro per discutere di questo strumento di politica, diciamo, dello sviluppo importante che è il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo. Bene, un altro strumento importante che è dotato di parecchie risorse finanziarie. Vedremo le riflessioni, le valutazioni e le proposte del Ministro e noi, diciamo, daremo il nostro punto di vista, il nostro contributo. Ecco, solo se la Calabria, diciamo, se noi in questo territorio, se le forze sane e democratiche si mettono insieme, possono alimentare quella prospettiva che diceva ieri, l'altro giorno, l'altra sera, Gratteri, diciamo, che Vibo può rinascere, che in pochi anni Vibo vedrà cose considerevoli. Noi vogliamo alimentarla, diciamo, quella prospettiva di cambiamento vero, che possa ridare speranza, fiducia e credibilità verso le istituzioni democratiche per lo sviluppo di questo territorio. Noi chiediamo a tutti, a partire da noi, di uscire dall'ordinario e di assumere questa consapevolezza, questa prospettiva, questa responsabilità della fase e del momento delicato e difficile che stiamo vivendo. Ecco, se noi assumiamo questo carattere, questo impegno, Gigi, io sono fiducioso che, come abbiamo sempre fatto nel passato, le forze sociali confederali riusciranno anche questa volta a segnare un momento e una stagione nuova positiva per dare risposte alle tante attese, ai tanti bisogni di una terra difficile e complicata, ma che ha grande energia e grande potenzialità. Con questo spirito e con questa iniziativa, CGIL e CISL e UIL rinnovano il proprio impegno e la propria determinazione a continuare l'azione e la mobilitazione se i risultati non arriveranno. Grazie per la partecipazione a tutti. Per anni abbiamo discusso se il porto deve essere commerciale, turistico o industriale. Il porto, a nostro avviso, deve avere un carattere di polifunzionalità e deve avere la forza di veicolare, diciamo, e far comunicare tutto il sistema produttivo integrato, che è manufatturiero, che è industriale, che è turistico. Questo è il compito, diciamo, che spetta alla politica, a chi governa, ma anche alle associazioni, alle forze produttive. Per questa ragione questa sera abbiamo tenuto questo importante momento di confronto pubblico. Ringraziamo il sindaco per la presenza e per la disponibilità che ha manifestato, ma naturalmente insieme al governo regionale, alle forze parlamentari di questo territorio, ci auguriamo che si possa aprire una stagione nuova di confronto su tutta una serie di misure, di strumenti e di risorse che sono disponibili e che purtroppo non si utilizzano per negligenze, per sottovalutazione, non so per quale ragione, ma noi vogliamo invece, diciamo, di assistere in maniera acritica all'inutilizzo di queste risorse, spingere, sollecitare la politica che ha responsabilità di governo di utilizzare queste risorse che potrebbero in qualche modo sicuramente invertire questa attuale tendenza. Grazie, grazie a Raffaele. Dall'intervento di Raffaele, sindaco, c'è un grande richiamo, un grosso richiamo alla sinergia, a questa voglia di fare sinergia con le istituzioni, quindi con le forze anche sociali e sane di questo paese. Grazie. Grazie, buonasera. Io
Ringrazio, mi corre obbligo innanzitutto ringraziare per l'invito, perché peraltro lo accennava poco fa Raffaele, domani abbiamo un incontro con il Ministro per lo Sviluppo, domani pomeriggio, che è mirato proprio a individuare quello che occorre, evidentemente, perché altrimenti non vedrei altre ragioni di questa convocazione, per lo sviluppo di questo territorio, in particolare per la provincia di Vibo Valentia. Ecco, io ho partecipato e ho aderito con slancio a questa iniziativa sin dal primo momento, quando Sergio Pititto mi ha invitato. Dico sì, ci vengo volentieri, e ancor di più e maggiormente oggi. Le sollecitazioni che ha fatto Raffaele, sarò brevissima perché dopo di me credo debbano intervenire molte persone, e so che dobbiamo lasciare la piazza perché poi ci sarà il cinema all'aperto, credo, offerto dalla Proloco, la presentazione di un libro, non saprei. Il materiale che ha messo sul tavolo Raffaele è veramente tanto, ha spaziato a 360 gradi, ma soprattutto sulle varie problematiche che purtroppo ormai da troppi anni affliggono questo nostro territorio, perché è inevitabile ancora oggi dover constatare nel 2020 che ancora esiste una questione meridionale da risolvere, esiste una questione calabrese da risolvere, ed esiste una città, una provincia di Vibo Valentia che è ultima in tutte le graduatorie, perché ultimi sono gli indicatori che abbiamo spacchettato del Sole 24 Ore, che ci condannano in questo posto così amaro nella classifica. Ultimi sono gli indicatori relativi proprio agli aspetti che ha toccato poco fa Raffaele. Ecco, cosa fare? Certamente dice il confronto, non c'è dubbio, innanzitutto il confronto, e io da sindaco insieme con la mia amministrazione comunale certamente non ci sottraiamo al confronto, ma anzi intendiamo partecipare per trarre nuova linfa, nuove idee, nuove proposte e nuovi atti di indirizzo su come orientare la nostra azione amministrativa. E siamo talmente tanto convinti che è indispensabile il confronto, non soltanto con le forze sociali ma anche con tutte le forze attive, sane, propositive del Paese, che abbiamo indetto proprio per mercoledì alle ore 16:30 al Comune una riunione anche con le parti sociali e con tutte le altre associazioni interessate, ma anche, ne approfitto per dirlo, a chiunque altro volesse partecipare. È qui con me l'assessore nonché vice sindaco alla programmazione strategica, il dottore Primerano, che ha fortemente voluto e che vorrà anche ulteriori momenti di incontro mirati. Questo primo momento è certamente indirizzato ad un settore assai specifico, perché come sapete la città di Vibo Valentia si trova in una condizione economica assai svantaggiosa, ed abbiamo di recente approvato come giunta il piano di riequilibrio finanziario. Noi vogliamo condividere questo piano di riequilibrio finanziario con le parti sociali, con le associazioni, ma anche con i cittadini. Abbiamo sin dal primo momento del nostro insediamento detto che vogliamo fare un'operazione verità, ma soprattutto vogliamo fare un'operazione di confronto con tutti, e vogliamo rendere nota qual è la reale situazione economico-finanziaria del Comune di Vibo Valentia. Questo non solo e non tanto per la conoscenza della situazione effettiva del Comune, ma anche per coinvolgere e per sensibilizzare più vaste fasce di popolazione alle esigenze della popolazione stessa e al fatto che il Comune, che è chiamato a risolvere questi problemi, ha bisogno di avere la cittadinanza vicina. Ecco, cosa dire poi su tutti quanti gli altri argomenti che sono stati trattati. Raffaele ha parlato della sanità e accennava che giorno 2, non ho capito bene che cosa, se avranno fatti dei sit-in davanti alla prefettura. Ebbene, io ho richiesto al presidente della conferenza dei sindaci, dopo qualche giorno che mi sono insediata, ho chiesto la convocazione della conferenza dei sindaci per discutere in materia di sanità. Purtroppo a distanza di più di un mese e mezzo, ancora questa conferenza dei sindaci non è stata convocata, per cui io parteciperò con voi a questo sit-in che si farà giorno 2 agosto davanti alla prefettura, ma non solo, ancor prima
o dopo o durante, vorrò chiedere al direttore dell'ASL un incontro e vorrò andare proprio in ospedale per rendermi conto effettivamente delle strutture, per rendermi conto effettivamente di che cosa non funziona e soprattutto per chiedere a gran voce dignità per i cittadini vibonesi, perché le condizioni in cui il Meridione in generale, la Calabria, il Sud in particolare e Vibo Valentia è costretto a vivere non sono certamente condizioni dignitose. Noi dobbiamo reclamare innanzitutto la dignità per noi stessi e sentirci facenti parte di un paese che ha la dignità della sua presenza e della sua essenza. Ecco, io non mi voglio dilungare, non voglio aggiungere molto, ma voglio fare un pensiero. Io l'altro giorno sono sceso da Roma, ho preso un treno. Si parla oggi qui anche di logistica, si parla inevitabilmente di trasporti, si parla di infrastrutture. Ma la domanda delle domande è sempre la stessa. Il gap tra il nord e il sud, purtroppo, è destinato, secondo me, ad aumentare sempre di più. Se qui non si realizza una vera e propria rivoluzione sociale, che è innanzitutto la rivoluzione, la ribellione delle coscienze. Questo deve essere innanzitutto. Facevo l'esempio del treno. Io, insieme ad alcuni miei colleghi, ho partecipato ad una riunione su Roma. Alcuni colleghi sono andati verso il nord, su treni, non voglio dire belli, ma certamente erano puliti, dignitosi, con l'aria condizionata funzionante. Io ho fatto un viaggio pauroso, da ogni punto di vista, non funzionava l'aria condizionata e non mi voglio dilungare sulle condizioni igieniche, non mi voglio dilungare sul fatto che il biglietto mi sarà rimborsato perché nonostante fosse un Frecciargento è arrivato con un ritardo mostruoso. Ecco, io di questa problematica, l'altro giorno è venuto il prefetto a trovarci e l'ho sollevata e lui insieme a me faceva la stessa considerazione, diceva ma anch'io quando prendo l'aereo vedo che gli aerei che partono per il nord partono dal finger, cioè non hanno bisogno dell'autobus, ognuno va a piedi ed entra comodamente, si sposta dall'aeroportuale all'aereo, ma chi prende l'aereo per scendere al sud è costretto a prendere l'autobus. Allora io dico, questi sono messaggi negativi che vengono mandati a tutto il paese, sono messaggi negativi che noi come comunità meridionale non possiamo assolutamente accettare, al cospetto dei quali noi ci dobbiamo ribellare con ogni forza. E mi chiedo io come comune, come primo cittadino, che cosa posso fare in questa direzione? Che cosa posso fare? Certamente chiedere l'appoggio di quelli che la pensano come me, certamente i sindacati, CGL, CISL, GUIL, i sindacati confederati certamente la pensano come me, ma a prescindere dalle ideologie, a prescindere destra, sinistra, centro, 5 stelle, 4 stelle, qualunque cosa sia, a prescindere, perché su alcuni temi che sono assolutamente trasversali noi ci dobbiamo assolutamente ritrovare. Non è possibile, e non è possibile pensare che ci sono tre regioni, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che da qui a poco realizzeranno uno scippo incredibile a danni nostri. Non è possibile pensare, noi al cospetto di queste cose ci dobbiamo ribellare fortemente, quindi ben vengano manifestazioni di questo genere, ben vengano e che valgano veramente, perché io vedo qui una piazza molto partecipata e questo significa che realmente il sindacato è in grado di sollecitare ancora le coscienze, è in grado di fare quella mobilitazione che ci serve, è in grado di aiutare chi si trova dalla parte politica. Domani quando andremo a parlare con il ministro potremo dire non che parla Maria Limardo o che parla Raffaele, ma che noi parliamo a nome di un'intera comunità, a nome di un popolo che non accetta più
queste condizioni di un popolo che vuole il riscatto. E allora la città di Vibo Valentia, su queste prospettive e in questa direzione, intende assolutamente muoversi. Il porto, cosa fare per il porto, ne parleremo. Personalmente ho trattenuto per me la delega al porto, non l'ho distribuita a nessuno degli assessori, perché l'ho voluta trattenere per me, perché è un'occasione straordinaria di sviluppo. E poi la parte sana, come diceva Gratteri, di questo paese, la parte sana sono certamente gli imprenditori. Tutti gli imprenditori, quelli sani, quelli che vogliono fare economia, quelli che vogliono realizzare l'interesse del territorio, non troveranno mai nella città di Vibo Valentia, fin tanto che sarà amministrata da Maria Limardo e dai suoi assessori, non troveranno mai ostacoli. Ma l'ho detto in campagna elettorale e lo stiamo mantenendo: avranno dei tappeti rossi, perché se queste tre regioni oggi possono alzare la testa e possono avere il diritto di parlare e di chiedere, lo fanno perché hanno un tessuto produttivo importante, impegnativo, perché i soldi al comune da dove vengono se non dal tessuto produttivo? Quando io vado a farmi il bilancio e all'interno del bilancio metto la Tari, metto l'Imu, metto queste tasse, su cosa vado ad incidere? Sulle povere famiglie, è quelle che devo spremere. Non ho un tessuto produttivo che lavora, che produce e che è capace di pagare le tasse. Ecco, questi sono gli argomenti importanti sui quali noi ci dobbiamo confrontare, e io sono accanto a chiunque vorrà portare avanti questi argomenti, e sono veramente felice di partecipare qui stasera, e faccio i miei complimenti alla CGIL, CISL e GUIL che hanno voluto organizzare questa bella manifestazione. Vi ringrazio e vi chiedo scusa se mi sono dilungata. Sindaco, per lei il porto è molto importante, anche perché ha tenuto questa delega per impegnarsi in tal senso, quindi gioca moltissimo sul porto Vibo. Ma sì, non c'è dubbio, è una infrastruttura fondamentale, è la infrastruttura più importante che c'è sul nostro territorio, e non possiamo non prenderla come punto di riferimento per lo sviluppo produttivo di Vibo Valentia in generale, ma di tutto quanto l'Interland, del mondo provinciale e, perché no, anche di livello regionale. Il porto è una realtà importante, è un porto polifunzionale, l'obiettivo è quello di mantenere questa polifunzionalità, ma negli ultimi tempi sta sviluppando una vocazione turistica che noi intendiamo accompagnare insieme con tutto quanto il resto del territorio, perché riteniamo che Vibo Marina sia, da un punto di vista turistico, la naturale porta verso la costa degli dei, e sia il ponte verso l'entroterra, ed il porto da questo punto di vista è veramente importante e fondamentale. Bisogna dire che la regione deve un po' darsi da fare anche per garantire le vie, non bisogna fare solo il porto, perché poi la gente avrà problemi a percorrere queste strade, perché sono comunque fatiscenti e hanno tanti pericoli in corso. Esatto, e purtroppo noi ci ritroviamo con un livello regionale che non accompagna seriamente i processi produttivi che pure dovrebbero essere in corso e che sono stati messi in corso dalla parte imprenditoriale sana di questa società. Purtroppo moltissimi risorse a livello regionale, la stragrande maggioranza delle risorse non vengono spese, non vengono distribuite nei comuni, e quindi ancora oggi nel 2020 possiamo dire che esiste una questione meridionale da risolvere. Probabilmente la regione dovrebbe darsi una regolata anche da questo punto di vista. Grazie al sindaco per l'accorato e bellissimo intervento, grazie anche per le parole che ha espresso al mondo sindacale. Il sindacato, le ripeto, è vicino alle istituzioni, è vicino alle forze sane del paese, a chi come noi vuole creare quelle opportunità vere di crescita e di sviluppo per il territorio. Sì, domani ci sarà il ministro Lezzi in Calabria, alla prefettura di Catanzaro, incontrerà il sindacato confederale, incontrerà le associazioni di categoria, e ci aspettiamo sicuramente delle proposte concrete, delle proposte che possano effettivamente invertire la tendenza in Calabria, in questa regione. Io penso che sia veramente paradossale che una regione con solo 2 milioni di abitanti e la politica non è stata nel corso di questi anni in grado di creare veramente lavoro e occupazione. E ci aspettiamo domani delle proposte serie e concrete, ma il sindacato confederale penso sicuramente farà anche le sue di proposte, poi
sostanza ci sarà il tempo, il modo per ragionare assieme. La parola a Santo Biondo, segretario generale della UIL Calabria. Buonasera a tutti, innanzitutto, così come ha fatto Raffaele, esprimo piena soddisfazione per l'iniziativa che abbiamo messo in campo qui oggi in maniera innovativa ma poi tradizionale, perché era ciò che in passato riusciva a fare anche la politica nei momenti cruciali per i territori e che oggi purtroppo non riesce a fare più e che però CGL, CISL e UIL continuano a fare da diversi anni senza perdere un colpo rispetto a quello che è il tema e l'ascolto dei cittadini e delle piazze. Anzi, dico che andrebbe replicata su altri territori della Calabria e anche nel confronto tra confederazioni e categorie, perché a breve affronteremo anche una tornata elettorale in Calabria molto importante, si rinnova il Consiglio regionale e in questi giorni, in queste settimane si sente parlare di tutto tranne che di programmi elettorali, quelli che invece la gente ha il diritto di dover ascoltare dalle parti politiche che si candidano a governare la nostra regione per i prossimi anni. Intanto saluto tutti gli amici di CGL, CISL e UIL, ovviamente anche io esprimo grande piacere per la presenza di Gigi Sbarra, un calabrese che sta facendo grande la Calabria sul piano nazionale da diversi anni nel sindacato confederale ed è un rappresentante e profondo conoscitore di quelli che sono i temi, anche perché non è un calabrese che si è fatto a Roma, è un calabrese che si è fatto in Calabria e conosce perfettamente quella che è la nostra realtà, essendo stato anche segretario generale della CISL regionale. E mi fa piacere ascoltare una sindaca agguerrita, alla quale auguro buon lavoro, e ovviamente accogliamo l'apertura che fa a noi come organizzazioni sindacali su questo territorio. Noi nel merito e nel rispetto dei ruoli sapremo, come dire, fare la nostra parte, perché anche noi abbiamo, come dire, molte cose da dire qui a Vibo, ma non soltanto a Vibo, in Calabria, e da diverso tempo lo diciamo anche insieme. E quindi mi piace anche sottolineare che prosegue la nostra azione unitaria sul piano regionale. Giorno 2, lo diceva sia Raffaele che la sua bella introduzione appassionata, che Francesco, faremo questi sit-in davanti alle prefetture calabresi per denunciare che il governo, anziché risolvere uno dei problemi più importanti, più drammatici della nostra regione, che non riguarda solo Vibo ma riguarda tutta la Calabria, quello della sanità, è intervenuto per complicare ancora maggiormente quella che è la condizione del nostro territorio. Basta pensare che su 8 strutture sanitarie e ospedaliere, su 8 di queste mancano 5 manager per governare i processi importanti. Nel frattempo la sanità in Calabria sta facendo veramente una involuzione pericolosa ed è problematico poi poterla mettere in piedi al servizio dei cittadini. E quindi dico, l'unità che noi stiamo mettendo in campo da diverso tempo anche sul piano nazionale è importante, perché la nostra tradizione di sindacato confederale calabrese è tradizione di sindacato unitario, ma è chiaro che il lavoro che le segreterie nazionali stanno svolgendo sul piano romano, nel confronto con il governo, nel confronto con le interlocuzioni, aiuta fortemente la nostra fase unitaria sul territorio. Io vorrei sottolineare solamente un aspetto: di questi 5 anni di confronto con la Regione Calabria, probabilmente uno dei pochi risultati che noi portiamo ai lavoratori calabresi è il rinnovo del contratto collettivo della forestazione. È un risultato importante, va riconosciuto anche l'apertura da parte della Regione Calabria, ma bisogna sottolineare che un fattore stimolante al raggiungimento di questo obiettivo è stato il lavoro unitario che le categorie hanno fatto sin dall'inizio, in una fase di proposta, sapendo anche, come dire, giocare bene le proprie carte con il supporto della Confederazione. Quindi noi ci auguriamo che questa fase di unità si possa anche rafforzare sul piano nazionale, perché
diciamocelo francamente, senza voler essere autoreferenziali, il compito che abbiamo sia sul fronte paese che sul fronte calabrese come sindacato confederale unitario è quello proprio di sopperire a un vuoto della politica. Sul piano nazionale, sì, certamente Gigi nelle sue conclusioni ci darà molti spaccati, molti punti di riflessione per successivi giorni da questa iniziativa. Sul piano nazionale siamo in presenza di un governo che non governa, cioè che un paese isolato sul piano europeo ed internazionale che litiga su tutto, il governo, dalle infrastrutture sì alle infrastrutture no, dalla questione della flat tax a qualche altra, la questione dell'autonomia differenziata. Noi ci troviamo a settembre alla ripresa, che si apriranno i cantieri della legge di bilancio, e noi abbiamo un governo che non ha una visione di paese, che non guarda alla questione del mezzogiorno, che non tiene conto degli investimenti pubblici, che non interviene per quanto riguarda il rinnovo del contratto nel pubblico impiego, che non guarda al mondo del lavoro. E sappiamo perfettamente da sindacato confederale calabrese che in la legge di bilancio che verrà, molti sono i temi che ci vedranno coinvolti, a partire dalla stabilizzazione degli LSU e LPU, ma anche per quanto riguarda la questione delle infrastrutture. Abbiamo la 106 nel tratto, nel terzo macrolotto, completamente finanziata, che è stata completamente bloccata. E quindi abbiamo alla ripresa un lavoro importante da sviluppare sul fronte calabrese e sul fronte nazionale. Ma per arrivare alle questioni circoscritte al territorio, avendo anche a mente di dover concludere molto presto, data anche l'iniziativa che verrà dopo, e per dare il tempo anche a Gigi di dirci sulle conclusioni alcune cose interessanti, oggi c'è anche un incontro con il governo per quanto riguarda la questione del Sud. Io credo che le risposte su Vibo e Valencia sono le stesse risposte che il governo deve dare alla Calabria e al Mezzogiorno. In tempi di globalizzazione, se noi pensiamo di poter circoscrivere il dibattito al territorio, che vanno certamente accolte le sue priorità, senza inquadrare la questione Vibo nella dimensione calabrese, ancor più in tempo allargato alla questione meridionale, certamente non abbiamo, come dire, la possibilità di capire fino in fondo come stanno le cose. E per quanto riguarda la questione del Mezzogiorno, noi a Reggio Calabria il 22 di giugno abbiamo fatto una grande manifestazione nazionale unitaria partecipata, che sottopone al governo all'attenzione, come proposta confederale unitaria, la necessità di sostenere il Mezzogiorno attraverso un piano straordinario per il Sud. Dopo tanti anni, come dire, di politiche messe in campo da tutti i governi di centrodestra e centrosinistra che non hanno ridotto il divario tra centro nord e centro sud, è chiaro che è arrivato il momento di mettere in campo un grande piano di intervento straordinario con soldi nazionali, perché la spesa nel Mezzogiorno in questi anni è stata tagliata e i territori del Mezzogiorno, della Calabria e in modo particolare Vibo Valencia, se non sono crollati è stato solo per l'utilizzo dei fondi comunitari, che sono stati non complementari, così come prevede anche i trattati europei rispetto alle risorse nazionali, ma hanno completamente sostituito quelle risorse in conto capitale e in conto corrente da parte dello Stato. Quindi bisogna mettere in campo un piano straordinario verso il Mezzogiorno attraverso spesa corrente da parte dello Stato, a partire da quella clausola del 34% che è stata messa nella scorsa legge di bilancio sul lavoro che si è fatto unitariamente sul piano nazionale, ma che oggi rimane inattuata. Un piano di intervento straordinario che sblocchi la questione delle infrastrutture al sud, in modo particolare nella nostra regione in Calabria, e che intervenga a ricucire anche la rete dei servizi sociali, a partire dalla sanità, dalla mobilità, dalla logistica, dalle infrastrutture, dalla questione, diciamo, delle politiche sociali che sono completamente azzerate nei comuni per quanto riguarda la questione più delicata che ci tocca da vicino, che è quella della povertà che sta avanzando continuamente nella nostra regione. Vibo purtroppo tocca percentuali anche più alte rispetto alla Calabria. Quindi noi dobbiamo alla ripresa batterci perché sul piano nazionale si dia seguito a questo piano di intervento straordinario per il Mezzogiorno, anche per contrapporlo a quel regionalismo differenziato di cui parlava Raffaele, che, diciamocelo che francamente, per così come è stato presentato, è incostituzionale, non è che c'è molto da dire. È vero, sì, la Costituzione, il titolo quinto, prevede che ci siano, come dire, delle forme di regionalismo
regionalismo a geometria variabile, ma è chiaro che prima bisogna definire i livelli essenziali delle prestazioni, cosa che non sono state fatte, e un fondo perequativo finanziato dalla fiscalità generale dello Stato, cosa che non è stata fatta. Quindi se prima non intervengono questi aspetti, bisogna dire molto chiaramente al governo nazionale che quel tipo di regionalismo, che è un bilaterale tra il governo e la regione interessata, che non passa anche non vuole passare neanche dalle aule, è completamente incostituzionale, bisogna dirlo con molta franchezza. Che poi scopriamo, attraverso uno studio fatto anche a livello nazionale, che anche la flat tax applicata per come la immagina la Lega, che fino ai 26.000 euro aggraverà le tasse per i contribuenti che arrivano a quella soglia lì, addirittura il combinato disposto fra flat tax e regionalismo differenziato è un'azione fatta contro il Mezzogiorno, e questo bisogna assolutamente dire. Quindi noi dobbiamo contrapporre questo piano straordinario per il Sud, non perché vogliamo assistenzialismo, assolutamente, noi pretendiamo, come lo diceva bene il sindaco, che al Mezzogiorno venga data una missione produttiva che si incastri all'interno di quello che è lo schema del Paese. E quale missione produttiva migliore può essere per il Mezzogiorno se non sfruttare la propria posizione sul Mediterraneo, sfruttare la questione dei porti? Lo strumento della ZES pensato dai precedenti governi è stato pensato bene, perché è un attrattore di investimenti privati in territori che hanno dei gap logistici e infrastrutturali importanti, e quindi bisogna battere su questa questione della logistica, bisogna battere sulla questione della portualità, bisogna che questo governo metta più soldi per quanto riguarda le ZES, e bisogna dire chiaramente a questo governo, bisogna completamente cambiare la scelta del precedente governo Gentiloni, che disse, e mise proprio per iscritto, che il punto di congiunzione dei traffici internazionali a partire dalle vie della seta tra il nostro paese e il resto del mondo è esclusiva dei porti del nord e non porti del Mezzogiorno a partire da Gioia Tauro. Questo è un punto sul quale noi dobbiamo batterci e pretendere che i porti del Mezzogiorno a partire da Gioia Tauro, che ha, come dire, una conformazione morfologica straordinaria, una posizione geografica splendida, debba essere messo in circolo dal governo perché si possa incominciare dalla portualità di Gioia Tauro accaduta a far partire tutti gli altri porti di cui parlava Raffaele nella sua relazione. Noi dobbiamo entrare all'interno di questo piano straordinario per il Sud che è un punto forte della nostra piattaforma unitaria. Tanto è vero che abbiamo fatto una manifestazione sulla quale abbiamo creduto, che ha avuto anche una partecipazione da parte della politica e delle istituzioni che hanno ritenuto, come dire, una manifestazione da dover sostenere. E dico a Gigi, visto che lui è il nostro rappresentante a Roma per quanto riguarda il livello confederale, oggi presente qui, e dico che accanto a queste iniziative di mobilitazione importanti che si sono fatte a partire dal 9 di febbraio, lo diceva Raffaele, che hanno suscitato grande attenzione e grande partecipazione, anche secondo me perché il sindacato confederale unitario ha incominciato a parlare una lingua comprensibile e quasi omogenea per lavoratori, pensionati e giovani, bisogna dire che accanto a quelle iniziative è probabilmente necessario che alcune criticità dei territori assumano valenza nazionale in modo tale che si possa costruire, come dire, una, non dico piattaforma, un programma unitario di rivendicazione nei confronti del governo nazionale che accanto ai temi di carattere generale paese ponga all'attenzione del governo nazionale anche questioni che riguardano i territori. E sulla Calabria la questione dei trasporti e della sanità credo che possano essere le priorità di un'agenda nazionale sindacale spinta dai territori anche nel confronto con le amministrazioni locali, perché diventano, come dire, il merito di confronto con questo governo nazionale. Perché diciamocelo francamente, io non voglio fare partigianeria politica o altro, però nonostante questo governo è completamente fermo, non sta dando risposte a nessuno, cresce in consensi, però non risolve problemi per quanto riguarda la sanità in Calabria. Sui call center l'altro giorno si è scappato e non si è data risposta. Su Gioia Tauro le risposte che sono arrivate dal vettore, ma non da un programma complessivo e di governo da parte di Di Maio e Salvini. Quindi io credo che sia nostro dovere come sindacato confederale anche mettere, come dire, l'opinione pubblica, i lavoratori, i pensionati, i cittadini anche a
di fronte a quelle che sono, come dire, le mancate risposte che questo governo sta dando un po' a tutti, compreso la Calabria. Quindi io ritengo che accanto a queste iniziative nazionali che stiamo mettendo sul piano unitario di carattere regionale, dobbiamo cominciare a far assumere valenza nazionale a punti di crisi che sono presenti sul territorio. E allora, per quanto riguarda la Calabria, mi pare impensabile che nel patto per la salute 2019-2021, che andremo a discutere con le regioni e poi con il governo, nel rilanciare, CGL e CISL e UIL chiedono il rilancio del sistema sanitario nazionale, che ha subito in questi anni taglio, blocco del turnover, non assunzioni, che ha penalizzato fortemente il mezzogiorno, non si parta col dire in maniera proprio chiara che bisogna partire per rilanciare il sistema sanitario nazionale dal punto più basso, quindi dalla Calabria, che tra le altre cose è certificato che sia il punto più basso, perché c'è stato un decreto del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio, che ha certificato che la situazione della Calabria è una situazione allo sbando. Quindi io ritengo che questo tema, quello della sanità, così come quello delle infrastrutture, delle strade, delle autostrade, della logistica, debbono essere le due criticità che debbono entrare in un'agenda nazionale del sindacato per la Calabria, che possano essere, come dire, sottoposte a questo governo nazionale, fin quando ci sarà questo governo nazionale, ma comunque sono due aspetti che dovranno essere sottoposti anche ai partiti politici che sono opposizione o maggioranza all'interno di questo scacchiere governativo, perché in queste settimane, Gigi mi confermerà, il confronto con i partiti, dal PD a Forza Italia, con le nostre segreterie nazionali, è un confronto che più aperto non si poteva immaginare. Poi però bisogna aspettare quando è il momento che saranno chiamati a governare, diciamo, se saranno in grado di dare risposte al sindacato confederale. Io mi auguro di sì, sono convinto di sì, però credo che bloccare anche l'agenda dei partiti su alcune priorità che interessano al sindacato e per quanto riguarda il mezzogiorno anche la Calabria, credo che sia, come dire, un importante sindacato unitario, partendo dai territori, partendo da queste fasi di ascolto importante, riescono poi a portare ai tavoli del governo nazionale attraverso le nostre strutture nazionali. Per quanto riguarda la ZES, qui bisogna dire con molta franchezza che il governo ha fatto la sua parte, diciamocelo in maniera molto chiara. Da febbraio del 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazione che dà piena operatività alle ZES. Cosa è mancato? È mancato certamente la parte della Regione Calabria, che ha fatto un buon lavoro, perché la Regione Calabria, nel confronto con il sindacato, è stata, insieme alla Campania, la prima regione a presentarsi ai nastri di partenza per quanto riguarda le ZES. Ma adesso questa fase ha subito, come dire, un forte rallentamento. C'era una cabina di regia con gli enti locali, con il sindacato confederale, dove si è deciso le zone dove far rientrare le ZES, si era fatto un ragionamento anche sugli strumenti da applicare, ma ciò che non riusciamo a far comprendere a questo governo regionale è che anche nel sistema delle ZES scatta una sana competizione tra le regioni. Chi sa fare meglio promozione della propria ZES, chi sa mettere in campo misure di carattere regionale anche attraverso la risorse della programmazione europea, che riescono a essere di completamento rispetto alle misure nazionali, per rendere la nostra ZES, quella calabrese che è distribuita anche nel territorio di Vibo, più appetibile e più attraente rispetto agli investimenti privati. Perché se non è così, è chiaro che non verrà nessuno a investire in Calabria. Se un imprenditore ha la possibilità di investire alle stesse condizioni di ZES tra la Calabria e la Campania, sceglie la Campania, è molto più collegata dal punto di vista logistico e infrastrutturale. Quindi qui la politica, e noi qui abbiamo dato un contributo in termini di idee e di proposte, dovrebbe fare un salto di qualità nella capacità di mettere in campo una politica regionale industriale che sappia, come dire, incentivare il costo, se sappia ridurre il costo del lavoro, che sappia mettere, come dire, delle misure di riduzione a favore del mondo delle imprese, ovviamente mettendo, come dire, in gioco l'impresa, nel senso la buona impresa sul territorio, anche quella che potrebbe guardare alla Calabria. Noi abbiamo chiesto un confronto, l'abbiamo chiesto unitariamente al Presidente della Regione,
in questa regione manca, nonostante c'è bisogno di attività produttive, di sostegno alle attività produttive, da diverso tempo manca un assessorato alle attività produttive. Noi abbiamo chiesto più volte, diciamo, che si apra il confronto sulla ZES, perché rischiamo di essere stati i primi ad averla istituita, con un grande riconoscimento alla Regione Calabria, all'assessore Russo, al Presidente, che hanno fatto un buon lavoro. Ma adesso si sta perdendo tempo e ci stanno recuperando tutte le altre. Probabilmente domani il Ministro Lezzi ci dirà che a breve verrà istituita anche la ZES, che comprende la Puglia e la zona sud della Basilicata, che va certamente in concorrenza con le ZES della Calabria. E quindi noi ci dobbiamo muovere nel confronto con gli enti locali, ma la Regione è chiaro che deve assumere, attraverso la cabina di regia che noi avevamo chiesto, una fase di coordinamento, cercando di utilizzare le risorse comunitarie. C'è il FES che non è ancora speso, si dovrebbe fare di più sul FERS, c'è un problema di efficacia della spesa comunitaria all'interno di questa Regione. Quindi io non vado oltre, anche perché si è fatto tardi. Quindi io ritengo che noi dobbiamo continuare su questo percorso in queste settimane, in questi mesi, per cercare di mettere in campo in maniera più intensa le nostre antenne sul territorio, con queste piazze di confronto, magari cercando anche di dare più spazio alla gente per poter parlare. Oggi ovviamente i tempi non ce lo permettono, ma mettiamolo, come dire, in programma per le prossime volte. Perché sono convinto che il sindacato confederale calabrese abbia raggiunto la maturità per il lavoro fatto in questi anni da chi ci ha preceduto e per la fase che stiamo attraversando, per poter essere un soggetto non partitico ma politico all'interno di questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Abbiamo fatto in questi anni proposte sulla questione del lavoro, dove riteniamo che le politiche del lavoro regionale debbano fare un salto di qualità all'interno di questa regione. La discussione in Calabria non può essere sui temi del lavoro, sulla questione dei tirocini formativi, che sono sicuramente degli strumenti importanti. Chiediamo alla regione di alzare il livello di confronto su questa questione. Noi vorremmo che ci fossero più contratti a tempo determinato nel settore pubblico e privato, più contratti a tempo indeterminato, perché lì ci sono i diritti, ci sono le garanzie per i lavoratori. Sulle altre forme non vogliamo fare concorrenza al ribasso al reddito di cittadinanza. Questo è un punto chiaro sul quale noi vogliamo ragionare, e così come sulla sanità. Quindi io la chiudo qui, non la faccio lunga. Il 2 saremo davanti alle prefetture, ci sarà il sindaco a Vibo, ci auguriamo che lo faranno anche gli altri sindaci. Noi faremo un appello a questa partecipazione, perché la battaglia sulla sanità, la battaglia sul lavoro, la battaglia sulla lotta alla disuguaglianza e alla povertà di questa regione non deve avere colore politico. Quindi noi questo l'abbiamo fatto comprendere bene in questi anni e riteniamo che il percorso che si sta sviluppando gradualmente ma a fasi è un percorso importante, che ci permette di valorizzare le competenze che noi abbiamo a servizio di una regione che di competenze ne ha bisogno veramente. Grazie, buonasera. Grazie a Santo. Avete visto un nuovo modo di fare sindacato. CGIL e CISL e UIL si presentano in maniera compatta, in maniera unitaria al mondo del lavoro, ai tanti cittadini disoccupati, alle famiglie. Io penso che questo sia un valore aggiunto che le istituzioni non possono sottovalutare. E questo ritrovarci assieme poi, e Santo lo diceva in maniera molto molto chiara ed evidente, ha portato alle belle manifestazioni del 9 di febbraio, una manifestazione pacifica che è nata veramente con il confronto sui posti di lavoro, con il confronto negli attivi unitari, con il confronto nelle assemblee. Lo stesso percorso che ha visto quella bellissima manifestazione del 22 di giugno a Reggio Calabria, dove i tanti lavoratori, i tanti disoccupati, il mondo del lavoro calabrese ha gridato con forza alle istituzioni affinché il Mezzogiorno, il problema del Mezzogiorno, il problema del Sud torni al centro del dibattito politico nazionale. Grazie e
do adesso la parola per le conclusioni al segretario generale aggiunto della CISL nazionale, l'amico Luigi Sbarra. Ma intanto grazie anche a nome delle segreterie nazionali unitarie di CGIL CISL UIL, grazie per questa bella presenza, per questa straordinaria partecipazione di questa sera a Vibo. Consentitemi di rivolgere un sentimento di vera gratitudine agli amici e ai compagni delle nostre strutture territoriali, a Francesco, a Raffaele, a Pasquale, agli amici delle segreterie regionali per aver voluto collocare questa serata di incontro e di riflessione su temi che riguardano lo sviluppo locale. Bene ha fatto Raffaele a collocare, a contestualizzare le tante partite aperte, le tante ferite aperte in questo territorio, in questa città, in una dimensione più sovraterritoriale, collocandole in una vicenda che riguarda anche la Calabria e il Mezzogiorno. Voglio rivolgere un sentimento di gratitudine anche alla dottoressa Limardo, sindaca della città di Vibo, alla quale rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, convinti come siamo che la sua esperienza politica, il suo impegno istituzionale e le sue doti di qualità nell'amministrare la cosa pubblica rappresentano e rimangono un grande e solido riferimento anche per il sindacato, che con questa amministrazione vuole collaborare, vuole discutere, vuole confrontarsi per realizzare quella sinergia che è l'elemento centrale e determinante per parlare di crescita e di sviluppo. Quella di questa sera è un'operazione importante, una giornata importante, perché dimostra come il sindacato confederale mette in campo, quando serve, tanta protesta, ma l'accompagna con delle proposte, con delle strategie, con delle scelte, con contenuti che guardano ai veri interessi delle persone che noi rappresentiamo. Raffaele ha, come dire, descritto in maniera perfetta quelli che sono i temi aperti in questo territorio. Quando si parla di sviluppo locale, quando si parla di infrastrutture, quando si parla di attrazione degli investimenti, quando si rilancia il tema della portualità, quando si valorizza il ruolo della zona economica speciale come un elemento centrale importante o la stessa qualità dei servizi, si va al cuore del tema che noi abbiamo aperto in Calabria, nel Mezzogiorno ed anche nel nostro paese. Noi abbiamo alle spalle una straordinaria giornata di lotta e di mobilitazione, che è quella di sabato 22 giugno a Reggio Calabria. Io penso che qualche risultato quella giornata di lotta ha determinato, se pensiamo che proprio in queste ore, dopo tanto silenzio, dopo tanto disinteresse e tanta distrazione in quasi un anno e mezzo di governo rispetto ai problemi del Mezzogiorno, perché le priorità, come sapete, in questo paese oggi sono altre per i governanti. Le priorità sono quelle della TAV, le priorità sono il tema dell'autonomia differenziata, le priorità sono un progetto ancora nebuloso sulla flat tax, che altro non sarebbe se portata avanti così come scritto, e che un'operazione, un bel pacco regalo in questo paese a chi ha redditi e patrimoni alti, che non dà invece niente ai redditi e ai ceti medi e popolari. Il Mezzogiorno non era tra queste priorità. Se questa sera il governo ha convocato CGIL CISL UIL
e a seguire ha convocato le altre parti sociali, questo lo si deve a quella straordinaria giornata di lotta e di mobilitazione di sabato 22 giugno a Reggio Calabria, che significa, in poche parole, che la lotta paga. Che la lotta, quando è portata avanti con convinzione, in modo unitario, così come stiamo dimostrando in questi mesi, produce risultato. Certo, dalle notizie che ci arrivano, non è che l'incontro abbia sortito chissà quale risultato. Siamo ancora agli annunci, siamo ancora ad una condizione di ragionamento istruttorio sul Mezzogiorno. Pare che il Ministro dell'Economia ha formalizzato l'impegno del Governo a lavorare su una presunta pseudo banca per il Mezzogiorno dai tempi ancora non definiti, tutto quindi da costruire chissà quando, per agevolare linee di credito agevolato alle imprese che investono sul Mezzogiorno. Io penso che se il Governo vuole dare un risultato importante della sua azione di governo rispetto alle politiche di coesione, non ha che da leggere la nostra proposta, la nostra piattaforma e le nostre priorità sulle vicende che riguardano il Mezzogiorno, la Calabria e questo territorio anche in particolare. Parlare di Mezzogiorno oggi significa dare una prospettiva e una visione di futuro all'intero Paese. Il Paese sta camminando faticosamente, come vediamo, con un motore acceso a metà. Si illudano al Nord di potercela fare da soli, ma non andranno da nessuna parte. Si divideranno anche loro tra ricchi e poveri, tra lavoratori pubblici e lavoratori privati, tra giovani e anziani, tra italiani e stranieri. Il vero grande investimento che il Paese può fare, se vuole dare una prospettiva di crescita e di sviluppo, lo deve realizzare nelle aree del Mezzogiorno, praticando una politica di vera coesione nazionale. Quello che non vediamo in quasi 150 anni di storia di questo Paese. Molte volte ci dicono che dovremmo guardare in giro per l'Europa per capire le cose importanti da realizzare nel nostro Paese. Andasse il Ministro dello Sviluppo Economico, andasse il Ministro degli Interni e il Presidente del Consiglio, si facessero un viaggio in Germania per capire quanto ha contato la politica in quella nazione di coesione nazionale. Quando cade il muro di Berlino, in Germania fanno una scelta forte di miliardi di investimenti, di euro, di marchi allora, per portare l'Est e l'Ovest a ricongiungersi con una grande politica di coesione nazionale. Se oggi la Germania è una delle potenze più importanti economiche, industriali, sul manifatturiero d'Europa e del mondo, lo si deve al grande investimento che hanno saputo fare per portare ad unità, a coesione l'intera nazione. In Italia parliamo di questione meridionale da più di 160 anni e le distanze, anziché essere prosciugate, si allargano nella dimensione economica, sociale, civile e culturale. E allora il governo dica seriamente se vuole investire in questo Paese, perché non esiste reddito di cittadinanza al mondo capace di creare opportunità di lavoro per i nostri giovani. Prima di redistribuire il lavoro lo devi creare, e lo crei solo in una condizione: se fai ripartire gli investimenti pubblici e privati, se accompagni il Paese in questa fase di passaggio delicata dalla vecchia alla nuova economia digitale. Il lavoro arriva se fai grandi investimenti sulle infrastrutture, a cominciare da tutto ciò che è finanziato, che è vergognosamente bloccato per pregiudizi ideologici e per un'ideologia del no
che dice basta con gli investimenti sulle infrastrutture. Vogliono un paese da cartolina illustrata. No alla TAV, no al Terzo Valico, no alla Pedemontana Lombarda e Veneta, no alla velocizzazione ferroviaria sulla Napoli-Bari, no alla strada statale 106. Un paese che non investe sulle vie di comunicazione, non investe sul suo futuro. Ci hanno sempre insegnato che le strade, le autostrade, i porti, gli aeroporti, le ferrovie, l'investimento sulla digitale, oltre che ad essere un fatto di civiltà per un popolo, rappresentano la precondizione per parlare di crescita e di sviluppo. Che significa bloccare quasi 80 miliardi di opere già finanziate, che potrebbero dare risposte da subito a 400.000 lavoratori nell'edilizia e nelle costruzioni, perché abbiamo un ministro che si attorciglia su un ragionamento e su una corrente di pensiero che dice devo sottoporre tutti al rapporto costi-benefici. Questa è un'operazione che la fai quando sei nella fase di pianificazione, di programmazione delle opere, non quando i cantieri sono andati avanti, siamo a metà delle opere o stiamo quasi per concludere. Ma che razza di cultura di governo è questa? E allora noi dobbiamo riportare questi temi in priorità, investire sulle infrastrutture materiali e immateriali. Ci dicono che nel presente e nel futuro conterà più il sapere che l'avere. E far contare il sapere significa investire sul capitale umano, quello che come paese non facciamo. Anziché investire, si disinveste sulla scuola, sull'istruzione. Si annullano le poche risorse nella ultima legge di stabilità sull'alternanza scuola-lavoro, non riuscendo proprio a capire che la scuola tu la devi avvicinare al lavoro. Scuola e lavoro devono camminare di pari passo. Anche qui l'esempio tedesco, dove utilizzano in maniera massiva l'apprendistato duale, l'apprendistato professionalizzante. Investire sulla scuola significa investire sulle giovani generazioni. E allora su questo noi dobbiamo aprire una grande riflessione. La piattaforma unitaria che abbiamo presentato a inizio anno e che ha dato luogo ad una serie di mobilitazioni dimostra come il sindacato vuole e intende dialogare e misurarsi non sulla propaganda, non sul populismo, ma mettendo in campo proposte, progetti sulle infrastrutture materiali e sociali. Altro tema, ma sino a quando questo paese può andare avanti? Siamo in un territorio che nella sua storia ha avuto esperienze importanti, esaltanti, di politica industriale. In questo vostro territorio c'erano esempi significativi della chimica, dell'industria alimentare, ancora resiste qualcosa. Ma il paese può non avere una visione di politica industriale? 10 anni di crisi recessiva hanno sfigurato l'industria italiana. Filiere e comparti sono caduti a pezzi. La chimica, la farmaceutica, il tessile, l'informatica. Noi dobbiamo rimettere in fila un'idea di politica industriale. Capire su quali settori innovativi puntare ed investire sul futuro, valorizzare le filiere industriali che hanno forti collegamenti con i territori e con le vocazioni naturali e culturali. Dobbiamo sostenere le piccole e medie imprese. Ci sono giovani che si vogliono cimentare in esempi anche di cooperazione, di lavoro autonomo individuale, che chiedono di essere aiutati anche con un accesso al credito agevolato. L'Italia non può rinunciare ad avere una politica industriale. Invece abbiamo perso più di 1 milione di posti di lavoro negli anni più pesanti della crisi. E la produzione industriale continua ad andare giù. Noi perdiamo colpi sulle esportazioni.
per la caduta dei consumi. Le piccole e medie imprese che lavorano per il mercato domestico fanno fatica a rimanere sul mercato. E allora è vero, c'è una responsabilità degli imprenditori privati, anche. Se gli imprenditori privati investissero, reinvestissero di più gli utili, anziché giocare in borsa o investire sulla finanza speculativa, farebbero anche loro un bel servizio ai territori al sud e al paese. Ma l'Italia deve avere uno schema di politica industriale pubblica, perché vuoi o non vuoi continuiamo ad essere la seconda potenza industriale manifatturiera in Europa. E allora noi dobbiamo rivendicare dal governo uno schema di politica industriale che non vediamo, anzi assistiamo al fatto che al Ministero dello Sviluppo si allunga la catena delle crisi aziendali, molti dei quali anche della Calabria. E la risposta del governo non può essere solo una manciata di ammortizzatori sociali, cosa buona e giusta, perché ci aiutano a sostenere e a difendere il reddito delle persone che altrimenti sarebbero licenziate. Ma noi vogliamo una funzione proattiva di quel ministero. In quel ministero vanno assicurate competenze, risorse, capaci di andare in giro in Europa per cercare investitori esteri e sollecitare investitori italiani. Dobbiamo avere una struttura capace di andare dentro i piani industriali per evitare operazioni criminali di molti imprenditori che arrivano, prendono gli incentivi, chiudono o delocalizzano e ci lasciano sulla strada centinaia e migliaia di lavoratori. Ecco quello che non vediamo. Non vediamo una grande strategia sulle infrastrutture. Non vediamo un'idea di politica industriale. Non vediamo una predisposizione a investire sulle persone, sul capitale umano, sul sistema dell'istruzione. Altro che autonomia differenziata. Già siamo in queste condizioni. Tutti gli indicatori macroeconomici al sud, in Calabria, a Vibo, sono di segno negativo. Figurarsi se dovesse arrivare questo progetto di autonomia differenziata e rafforzata. Anche qui, lo diceva Santo, noi non abbiamo timore o paura di discutere. Aprissero un tavolo che non c'è mai stato su questo tema a Palazzo Chigi e arriviamo lì pronti anche con le nostre proposte. Perché se autonomia significa capacità di responsabilizzare meglio le classi dirigenti, anche quelle meridionali, per dare efficienza, efficacia, qualità nella spesa, qualità nei servizi, siamo pronti a discutere. Ma se autonomia significa mettere in discussione diritti di cittadinanza come la scuola, la sanità, i trasporti, la previdenza, la contrattazione, troveranno il sindacato confederale sulla loro strada. Non accetteremo secessioni dei ricchi e penalizzazioni ulteriori dei poveri. Ecco, noi di fronte a questo scenario ci stiamo mobilitando proprio per indicare una via e per indicare una priorità. Per noi rimane il Mezzogiorno e il lavoro. Di lavoro si parla poco, come vedete, in questo paese. C'è qualche esultanza di ministri di governo quando magari l'Istat indica e pubblica gli andamenti sull'occupazione e quando c'è qualche scostamento di qualche decimale, fuoco e fiamme, fuochi d'artificio a dire: vedete, l'occupazione cresce, i contratti a tempo indeterminato aumentano, è merito del decreto dignità, è merito di questo governo. Una presa in giro. Di Maio, il vero rapporto che deve fare per capire come cammina l'occupazione in questo paese, lo deve fare non commentando qualche dato mese su mese,
ma deve dire quello che avevamo nel 2008 come tassi di occupazione e quello che abbiamo oggi. Perché se è vero che negli ultimi anni l'Italia ha riconquistato un po' di quantità di posti di lavoro, ancora mancano quasi 800 milioni di ore lavorate, che tradotto in forma equivalente corrispondono a 800 mila posti di lavoro in meno. Qui è il rapporto da fare. Non su qualche leggero recupero, perché quello che viene avanti, i colleghi lo sanno, è un lavoro povero, è lavoro precario, è lavoro frammentato, è lavoro stagionale, è lavoro discontinuo, quello che serve per dare prospettiva ai giovani, soprattutto meridionali, facendoli rimanere, e rapporto di lavoro strutturato, a tempo indeterminato, ben retribuito, contrattualizzato. Di lavoro non si parla in questo paese, purtroppo. Se il ministro Salvini, oltre che a contare ogni giorno quanti chiedono di entrare, contasse i tanti giovani meridionali che lasciano il sud per andare in Europa e nel mondo, farebbe una buona cosa. E allora su questo io penso che noi dobbiamo riprendere l'iniziativa. Noi abbiamo mesi di mobilitazioni importanti, abbiamo parlato a centinaia di migliaia di persone, di pensionati, abbiamo spiegato quali sono le nostre ragioni, quali sono le nostre scelte, quali sono le nostre priorità. Abbiamo detto loro che non c'è nulla di pregiudizio verso i governi. Chi governa lo fa perché ha ricevuto un mandato dal corpo elettorale. E piaccia o non piaccia, il sindacato deve rispettare. Io però chiedo ai governi di misurarsi sul terreno dei contenuti. Lo facciamo a Roma, lo facciamo e lo dovremo fare, lo dovremo pretendere con maggiore forza anche in Calabria dal governo regionale. Il sindacato deve stare in campo, costruendo un'alleanza, a cominciare dai territori, sindacati, associazioni datoriali, movimenti, associazioni, istituzioni locali, soprattutto quelli che esprimono una buona qualità amministrativa, costruire dal basso veri progetti che aiutano percorsi di valorizzazione delle specificità, delle peculiarità dei territori. Faceva bene Raffaele a parlare di portualità. Il governo e la regione, quando decidono di sedersi e ragionare con noi sulla portualità meridionale e nazionale? Ma capiscono che il sud dalla portualità meridionale potrebbe trarre un vantaggio enorme? Qui abbiamo una situazione del tutto nuova. Pochi anni fa, con il raddoppio del canale di Suez e con il Mediterraneo che dopo tanti anni ritorna ad essere crocevia di scambi commerciali, culturali, economici, per noi si apre una grande prospettiva se facciamo una politica che faccia leva sulla portualità. Gioia Tauro, Vibo, Augusta, Cagliari, Salerno, Napoli e a salire Ancona. Un grande progetto sulla portualità potrebbe, come dire, configurare questo mezzogiorno come la cerniera tra l'Europa e il Mediterraneo, e noi potremmo utilizzare in questa chiave produzioni locali, eccellenze locali, saperi locali che guardano non solo verso il nord dell'Europa, ma guardano anche verso il mezzogiorno. Ecco perché per noi è importante trovare sedi di ascolto, di confronto, di dialogo con le nostre
con le nostre controparti, a cominciare da quelle pubbliche, dalla regione al governo nazionale. Fare un grande investimento a Vibo, in Calabria, al sud, sulle infrastrutture, sulle vie di comunicazione, sulle nuove tecnologie, sulla formazione, sulle competenze, come dire, digitali, significa aprire una grande prospettiva, soprattutto per le giovani generazioni. Il progetto sulle zone economiche speciali, lo so, ha ragione Santo, non è che, diciamo, l'operazione salvifica, però è una opportunità. E il governo non si può limitare soltanto a declamare e a non riempire di contenuti. Le zone economiche speciali perché intanto non partono? Perché l'Europa ha posto un vincolo, che il credito d'imposta alle aziende che si collocano nel perimetro delle zone economiche speciali per l'Unione Europea non può essere riconosciuto, perché sa di aiuti di Stato. E non è così, non è così, perché ci sono altre aree dell'Europa dove queste esperienze hanno fruttato investimenti e posti di lavoro. Ma un governo autorevole va a Bruxelles, si siede e batte i pugni sul tavolo. Capisco che in questa fase l'attuale governo, più che farsi ascoltare, si è isolato nella dimensione europea, perché sta prevalendo un asse franco-tedesco che vede purtroppo, ahimè, l'Italia in una condizione di marginalità, senza voce, senza potere, con scarse influenze. Ma sulle zone economiche speciali, che è uno strumento che agisce solo ed esclusivamente nelle aree del Mezzogiorno, noi dobbiamo farne un punto di vantaggio e dobbiamo chiedere, chiedetelo già da domani, se viene la ministra del Sud in Calabria. Tanto di rispetto, quando arriva un ministro Ponti d'Oro, figurarsi, però al ministro domani chiedete conto sulle ZES, sulla cabina di regia, sulla necessità di dare un'accelerazione, sulla necessità di mettere più risorse, perché 300 milioni di euro per 8-9 ZES distribuite nelle aree del sud non è niente, significa andare a nozze con i fichi secchi. La scelta vera del governo, se crede nello strumento, è quello almeno di triplicare queste risorse oggi disponibili. Secondo tema, la signora ministra viene in Calabria a parlare di contratti istituzionali di sviluppo. Che cosa racconta domani? La legge istitutiva dei contratti istituzionali di sviluppo del 2011 e le modifiche del 2017 impongono in capo al Presidente del Consiglio o a ministro delegato il compito di indicare il quadro degli interventi da proporre ai territori interessati da questo strumento. Qual è la linea di progetto che il governo ha sulla Calabria, sui contratti istituzionali di sviluppo? Quali infrastrutture pensa di realizzare? Ne ha già parlato con l'ANAS, ne ha già parlato con Rete Ferroviaria Italiana, ne ha già parlato con Ferrovie, la Regione cosa ha da dire? E allora, perché diversamente non vorrei che queste visite sanno tanto di prosecuzioni di campagne elettorali e prese in giro, la Calabria non ne accetta e non ne dovete accettare nemmeno come sindacato locale. E allora dobbiamo misurarci sul terreno della progettualità. Io condivido il metodo di lavoro che mi riporta alla mente, qualche amico ricorda, una stagione che è stata feconda per il protagonismo dal basso, per il ruolo delle classi dirigenti. Eravamo a metà degli anni 90 e fu un presidente del Consiglio, Ciampi, che lanciò l'idea di costruire ipotesi di sviluppo realizzate
concertate, condivise nei territori. Fu la stagione dei patti territoriali, dei contratti d'aria, delle sovvenzioni globali. Ma fu il messaggio culturale importante, perché sfidò le classi dirigenti a misurarsi sul terreno della progettualità, della programmazione, dell'assunzione di responsabilità. Vennero avanti tanti sindaci, tanti amministratori locali, ex province, anche una generazione di sindacalisti si abbeverò a quella cultura, a quella filosofia che cercò di dare una risposta a territori che per molti anni erano stati incantati con le promesse calate dall'alto, con i vari pacchetti costruiti a Roma, dal centro siderurgico a Gioia Tauro, alla centrale a carbone, all'area dell'ex SIR. Ritornare a quel modello, non per imitarlo, ma per cogliere quanto di buono venne avanti in quella stagione, è un qualcosa che esprime maturità nelle classi dirigenti. E fate bene a puntare i piedi e a chiamare i vostri interlocutori a misurarsi su questo terreno. Ma tutto ciò non basta se non si aggiunge e non si collega una filosofia, una visione, un intervento nazionale, ripeto, a favore delle aree del Mezzogiorno. Noi dobbiamo fare una grande battaglia insieme. Il governo ci sta convocando dopo tanti mesi di silenzio, quasi un anno e mezzo, trascorso senza confronto, senza dialogo, senza ascolto con le parti sociali. Perché hanno in mente un modello di democrazia diretta, tutto disintermediato. Il popolo ci ha votato e parliamo noi direttamente con loro. Non servono filtri, non servono affidamenti, non servono mediazioni. L'esatto opposto della storia di questo paese, che è cresciuta ed è venuta avanti non in una logica di potere gestito a livello personale, verticale, centrale. La storia d'Italia è la storia di un paese che si è cresciuto lavorando nella dimensione orizzontale. Il governo nazionale, i governi locali, il sistema delle autonomie locali, le forze sociali, le associazioni, i movimenti. La politica si abbeverava, dialogava, discuteva con il patrimonio delle rappresentanze. È la storia di questo paese. E chi si illude di introdurre un elemento di democrazia diretta si scontra con la storia d'Italia e con la storia degli italiani. Ecco perché noi dobbiamo pretendere che si apra di più e meglio una fase di confronto. Tavoli stanno arrivando, però sono tavoli infruttuosi e noi ci dobbiamo attrezzare, ve lo dico chiaro. Noi siamo con 7 mesi di mobilitazione alle nostre spalle e non è finita. Stiamo già ragionando unitariamente a Roma, come riprendere a settembre l'iniziativa di LOT, perché non sarà un autunno facile, non sarà un autunno facile. Non solo per la Calabria e il Sud, non sarà un autunno facile per il Paese, perché gli indicatori economici sono tutti di segno negativo, il Paese è fermo, bloccato, arranca e ci si deve predisporre ad una prossima legge di stabilità che per la quantità di risorse che devono trovare si annuncia lacrime e sangue. Volete un esempio per capire la pesantezza di ciò che sarà tra qualche mese l'impostazione della legge di stabilità? Devono trovare 23 miliardi solo per evitare che scattino le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'IVA. Ai 23 bisogna aggiungere altri 10 miliardi per finanziare nel 2020 quota 100 e reddito di cittadinanza. E siamo a 33 e non è finita, perché devono trovare ancora 10 miliardi
per colmare il vuoto della mancata crescita del 2019. Perché nella legge di stabilità dell'altro anno avevano scritto che l'Italia nel 2019 il PIL andava sull'1,3-1,5%. Invece Vantieri, il Fondo Monetario Internazionale, ha certificato che l'Italia chiuderà a dicembre con lo 0,1 di crescita del prodotto interno lordo. Significa già con queste tre voci prefigurare una legge di stabilità che parte da 43 miliardi e poi dovrebbero aggiungere almeno 15 miliardi per il fisco e poi dovrebbero trovare le risorse e noi saremo lì a chiedere che venga onorato questo impegno per rinnovare i contratti nel pubblico impiego e poi bisogna trovare qualcosa per fare un po' di investimenti totale alla Totò. Dove troveranno queste risorse? Con un debito pubblico che si alza, con uno spread che ricomincia a salire perché i mercati internazionali sono preoccupati. Dove troveranno le risorse? E allora il rischio è evidente che cominceranno a prefigurare tagli, tagli lineari alla spesa pubblica. Nulla di più probabile che quando si taglia su quella voce si colpiscono diritti importanti delle persone, scuola, sanità, trasporti, spesa sociale per la povertà e chi vive con disagio sociale. E allora l'autunno non sarà un autunno facile, al di là dell'apparenza dei tavoli e dei tavolini di questi giorni. Noi li aspettiamo al varco a settembre, quando cominceranno a trasformare in scelte e in provvedimenti i contenuti della legge di stabilità. Ma dobbiamo essere chiari tra di noi. A settembre si riparte con le assemblee nei luoghi di lavoro, con le assemblee nei territori, per parlare alle persone che noi rappresentiamo, tenendoli pronti, perché in base ai contenuti della legge di stabilità il sindacato sarà chiamato e saremo di nuovo sulle piazze, se serve anche con la mobilitazione generale dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati. E allora la giornata di stasera è importante perché ci ha aiutato e ci aiuta a cogliere già dalle prossime settimane tutto ciò che possiamo realizzare in una dimensione di costruzione di alleanze sul territorio importanti per costruire insieme obiettivi, visioni, strategie, saldando questo protagonismo sociale con la dimensione più meridionale e con la dimensione nazionale. Ecco perché noi siamo in queste giornate impegnate a discutere con le nostre controparti. Domani avremo un incontro con Confindustria a Roma, parleremo con le altre associazioni, incontreremo l'ANCI, incontreremo la rappresentanza delle ex province, incontreremo i partiti per far cogliere questo segnale. Il paese non può vivere di quotidianità, il paese si deve misurare su una visione che riguardi il presente sicuramente, ma che si proietti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Serve la politica, che non vediamo, vediamo invece un governo diviso su tutto. Non c'è argomento che li tiene insieme e io penso che tutto ciò rischia di produrre un effetto negativo sulle condizioni del paese e soprattutto sulle forze che noi rappresentiamo, e questo il sindacato non lo consentirà. Grazie.
Segretario, per tutti gli altri paesi è una risorsa, no? Il porto e l'attività portuale, invece per la Calabria continua ad essere un problema. No, io penso che non sia un problema, ma debba essere una risorsa, una opportunità per il territorio. Oggi è stata una splendida giornata, CGIL e CISL e UIL si sono presentate assieme al mondo del lavoro, alle istituzioni, ai pensionati, ai disoccupati, a questa cittadina, per gridare con forza che la Calabria, il Mezzogiorno, il Sud deve ritornare al centro del dibattito politico nazionale, partendo proprio da Vibo Valentia, una provincia bistrattata, allo sbando, abbiamo detto più volte, e pensiamo che invece sia una provincia, una città che ha tante, tante potenzialità. La politica non è stata capace di creare le giuste opportunità di crescita, di sviluppo e di lavoro. E allora il sindacato a questo punto vuole dare un contributo fattivo e lo vuole dare aiutando le istituzioni, ma soprattutto facendo sinergia con le forze sociali di questo paese. Partendo dalle piazze, oggi la scelta di fare un'iniziativa, un attivo unitario sul porto di Vibo Marina non è un fatto casuale, ma lo abbiamo voluto fare per dare il senso che il CGIL, CISL e UIL, il sindacato confederale, è al contatto con le persone e rappresenta veramente un'istituzione, un ente di sussidiarietà vera. La ZES, il porto, sono delle opportunità per questo paese, devono creare sviluppo, devono creare economia e la politica, soprattutto quella regionale, assieme al governo, devono far sì che in Europa il principio della ZES sia un principio che passi per effettivamente per quello che sono le potenzialità che può creare, quindi attrazione di investimenti, attrazione di capitali esteri, ma creare le condizioni economiche per fare sviluppare un territorio che ne ha tanto, tanto bisogno. Il governo, bisogna dire, che è abbastanza insensibile, disattento alle, come dire, alle esigenze del Sud. Anche Gigi nella sua relazione era preoccupato, perché dice che c'è molto da fare da settembre in poi, perché non sarà un autunno facile. Quindi questa preoccupazione in un certo senso è a discapito della nostra Calabria. Sì, non si parla di Sud, non si parla più di Mezzogiorno. E il paradosso è che le forze politiche di questo governo ci dicono che sarebbe inutile, superfluo, inserire capitoli dedicati sul Mezzogiorno, sul Sud, perché il Mezzogiorno e il Sud fa parte dell'Italia e quindi secondo loro si dovrebbe trovare nelle logiche di crescita e di sviluppo del paese, a prescindere. Ma noi sappiamo che non è così. Per noi è il mero tentativo di eliminare dal dibattito politico nazionale la questione meridionale, perché poi di vera questione meridionale si tratta e chi ne paga le conseguenze peggiori sono proprio i giovani e il loro lavoro, ma che tocca adesso anche le fasce più anziane della popolazione, penso agli over 50, che rimangono senza lavoro di punto in bianco e sono costretti a ricominciare da capo un percorso lavorativo che è difficile da trovare. Veramente paradossale, lo dicevo prima nel mio intervento, nella mia introduzione, che in una regione con solo 2 milioni di abitanti, quindi non parliamo di 2 milioni di giovani o 2 milioni di lavoratori, ma 2 milioni di abitanti, la politica non sia stata capace, non sia stata in grado di creare occupazione, di creare lavoro. Manca una strategia nazionale che stiamo chiedendo da molti mesi al governo centrale e anche alla regione. Noi pensiamo che una impostazione di un piano strategico che faccia leva sulla portualità meridionale potrebbe essere importante, decisivo, non solo per la crescita e lo sviluppo
delle economie locali, ma anche perché potrebbe rappresentare una sorta di cerniera vera di collegamento, questo Mezzogiorno e questa Calabria, tra l'Europa e il Mediterraneo. Il raddoppio del canale di Suez anni fa e il Mediterraneo che dopo tanti anni ritorna ad essere crocevia di scambi economici, commerciali, culturali, può rappresentare una grande, grande, formidabile opportunità per il Mezzogiorno in modo particolare. C'è bisogno di costruire questo progetto, di pianificare questo intervento, costruendo e realizzando una visione che mette insieme i tanti porti del Sud, collegandoli anche meglio con il resto della portualità nazionale. Penso a Gioia Tauro, penso al porto di Vibo, pensiamo al porto di Augusta, di Cagliari, di Salerno, di Napoli, di Ancona, cioè il governo può scommettere su una grande impostazione strategica, progettuale della portualità meridionale come un elemento centrale che può essere da volano per la crescita e lo sviluppo. Le risorse ci sono, perché potremmo utilizzare risorse ingenti che ci arrivano dall'Europa e che molte volte le regioni non riescono a spendere. Molte risorse possono essere rinvenute anche da canali di finanziamento nazionale. Il problema vero è la volontà politica. Come sindacato stiamo spingendo, io penso che farebbero bene le autonomie locali, la regione, il resto delle aree del sud a lanciare questa proposta forte in direzione del governo.